Ok, salve a tutti. Un po' di difficoltà, oltretutto sono talmente già impanfarita da quello che fanno i miei alunni in classe che avevo iniziato a parlare convinta che stessi registrando, invece i birbanti mi hanno fatto notare che non stavo facendo niente, tanto per cambiare. Oggi facciamo un tutorial molto particolare, perché il lavoretto che gli alunni realizzeranno per Natale lo faranno in diretta con questo video. Vi faranno vedere quanto sono bravi loro, spero che non combineranno guai, però il risultato che alla fine dovranno ottenere è questo qui. Allora, è un piccolo oggetto d'arredamento natalizio, non è il solito biglietto di Natale, come potete vedere. Serve per decorare la casa proprio in questo periodo qui. Questo è il prototipo che ho fatto io in rosso, loro lo realizzeranno invece con il cartoncino blu e con il glitter dorato. Quindi per iniziare che cosa occorre? Prima di tutto occorre realizzare la base del lavoretto e io ho provveduto a fare stampare il disegno in le fotocopie che consegnerò a loro. Loro da casa mi hanno portato, Vincenzo, vieni, senza farti vedere in faccia, che cos'è questo? Vieni qua. Un cartoncino. Cartoncino? Aguato. Blu. Blu scuro. Ok, Rebecca, poi che altro ho chiesto di portare? Vieni. Che cos'è questo, Rebecca? Un pennello con la punta piatta 4. Un pennello con la punta piatta a numero 4, benissimo. Antea, poi che altro mi hai portato? Cioè avete portato? Una matita scura 4B. Una matita scura 4B, però c'è Francesco che mi ha portato un'altra matita ancora più scura. Qual è Francesco? Questa. La? Rembrandt. Della Rembrandt, quale? Della Carbone. Qual è? La? La? Non c'è scritto, è proprio il carboncino questo. Il carboncino della Rembrandt, perfetto. Martina, che altro mi avete portato? Che cos'è? Del nastro? Adesivo. A voce alta perché devono sentirti pure loro. Che mi avete portato? Lo scotch del nastro adesivo. Nastro adesivo. Chiara, che altro c'era che avevo detto di portare? Quindi cartoncino Bristol, pennello A4, nastro adesivo, matita B4, B6. Poi, che altro, Chiara? La colla vinilica. Fai vedere la tua manina. La colla vinilica. Io da parte mia ho portato per loro quello che sarà il tocco finale del lavoro, e cioè del glitter dorato, perché a Natale il glitter non può assolutamente mancare. Allora, adesso io distribuirò a loro, ognuno di loro, un foglio. Antea, comincia a venire tu. Francesco. Federico. Fabiana. Regina. Vittoria.
Martina. Vincenzo. Ludovica. Antonio. Gaetano. Chiara. Mario. Rebecca. Marco. Francesco. Anna. Dario. Germano. Adesso che ho distribuito i fogli tranne gli assenti, dovete fare una cosa semplicissima. Girare il foglio sotto sopra, al contrario, e con la matita che mi avete portato riempirmi, colorarmi tutto quanto il foglio bianco dietro. Tutto quanto. E qua ci fermiamo perché comunque adesso l'operazione richiede un po' di impegno da parte vostra. Mi dovete colorare tutto il foglio con la matita A4 e B4 B6 che avete portato. Buon lavoro. Grazie. Ok, i bambini hanno realizzato questo qui. Praticamente avete fatto una carta carbone, come se fosse la carta carbone. Questa è una delle tante tecniche che i pittori usano per trasferire un disegno che a loro piace, una cartolina o qualche cosa, su un foglio dove andranno a colorare. Molti non amano perdere tempo con il disegno, molti artisti preferiscono praticamente che cosa? Ricalcare l'immagine, il contorno, ma lo facevano già i grandi pittori del 400, del 500, mettevano la luce, proiettavano l'ombra e andavano a disegnare sull'ombra per tracciare il contorno dei volti delle persone. Allora, un altro sistema. Noi abbiamo fatto la riproduzione del disegno usando la griglia l'anno scorso, è vero? Adesso invece noi riprodurremo il disegno simulando la carta carbone. Invece però di aver messo le foglie di carta carbone sotto al disegno, ci siamo create noi la carta carbone sul foglio stesso dove c'è il disegno. Ora che cosa bisogna fare? Bisogna, Martina, dammi il foglio Bristol. Bisogna sovrapporre il nostro disegno sul cartoncino Bristol che è formato A4 e bloccare i fogli con nastro adesivo sul banco. Cioè negli angoli mettete il nastro adesivo e fermate i fogli sul banco in modo che non si muova. Una volta che avete ben fermo il foglio sul banco, legato per bene, con la matita a punta o anche con la penna biro potete farlo, andate e mi tracciate tutti i contorni del disegno, le case, gli alberi, le finestre, le porte, le scale, soltanto i contorni, ok? È chiaro? Qualche dubbio? No. Nessun dubbio ed è chiaro. Allora,
Non ho stoppato, ma che brutto bisogno. Scusa. Ecco. Ma mica si fa così. Vale. Cosa dovrei fare? Non sta registrando. Niente? Sì, sta registrando. Ok, no. Comunque si sta registrando, maestro. Ci vedo io che ho gli occhiali, non ci vede nessuno. Ma questa tecnica ha un nome specifico. Perché non va in pausa? È maestra, devi spostare un altro qualcosa. Ecco, vai. Vai via. Allora, chi ha finito? Adesso il risultato dovrebbe essere questo qui. Il disegno riprodotto sul cartoncino. Uno, vai. Si vede? Sì, un po'. Non so se riesce, si riesce a vedere perché c'è comunque la controluce. Ma non può forse mettere troppo. Ok. Marco. Tanto sono bene. Marco, non mi sa che non faccio, stiamo facendo vedere niente qua. Fai vedere un attimo. Ma io vedo la cosa. Non so se si riesce a vedere. O a intravedere quantomeno. E contro luce. Andrea. Vediamo un attimo. Si vede? Raga, venite qui. Ecco, perfetto, Andrea, bravissima. Il tuo è molto più scuro e quindi si vede meglio. Io la gomma di là. Ok. Anna? Ah, Regina, scusa. Toglietevi di qua. Ecco qua. Ok. Va bene. Ludovica? A te non è venuto. Si vede? Io so. Sì, si intravede qualcosa, si intravede. Sì. Ok. Chi è? Chi ha finito? Io. Gaetano. Sta registrando. Si vede? O c'è la controluce? Quello di Gaetano non si vede proprio. Non riesco a farlo vedere bene tutto quanto. Ah, ok. Mi meriti 2 milioni di iscritti. Allora, Dario. Non riesco a... Non si riesce a vedere bene. No, non si vede là, nello schermo. Nello schermo. Non riesco a capire. Ok, vai. Così. Va bene. Antonio. Con me non va bene. Allora, abbiamo. Ho ritagliato tutti i bigliettini. Ho preferito farlo io perché loro avrebbero potuto combinare qualche pasticcio, specialmente nei punti più delicati come questi qui piccolini.
ho dovuto usare delle forbicine appuntite e c'era pericolo che si potessero fare male. Quindi mi sono portata il lavoro a casa, ho lavorato sabato e domenica a ritagliarli tutti quanti. Dopo che li ho ritagliati, praticamente che cosa ho fatto? Li ho piegati. Come si può vedere, la base non è una linea retta, ma sono tante linee oblique. Il foglio va piegato lì, negli angoli, cioè praticamente nelle punte 1, 2 e 3. Quindi, dopo che li ho piegati, dietro ho scritto con la penna dorata Natale 2017. Ora viene la parte che sono sicura a loro piacerà di più. Dovremmo praticamente glitterare tutte le finestre e le porte. Per farlo useremo il pennello, la colla Vinavil e il glitter. Chiaramente anche questa è una operazione molto delicata, per cui li chiamerò una alla volta alla cattedra. Ognuno eseguirà, metterà la colla sul suo lavoretto. Ci vediamo dopo. Allora, abbiamo iniziato a fare il primo bigliettino, quindi messo la colla, iniziato a mettere anche il glitter. Stiamo procedendo lentamente perché non, siccome c'è caldo, ci sono dei mosifoni accesi, la colla si potrebbe asciugare e poi avremo difficoltà a far attaccare il glitter. Quindi sarà un lavoro piuttosto laborioso, però ci vuole molta cura perché dobbiamo andare realmente a curare bene i particolari. Qui il video finisce, vi farò vedere poi alla fine tutti i bigliettini completati. A dopo! Dopo circa 4 ore di lavoro, per 3 ore e mezzo diciamo, ecco qui il nostro presepe natalizio. Le nostre casette sono state già ultimate, ognuno ha incollato il glitter sul suo bigliettino e potete vedere che l'effetto è molto molto carino. A me piace moltissimo. Adesso si tratterà, l'ultima cosa da fare è ripiegarli ognuno e metterli in una bustina trasparente come regalo di Natale, insieme a un altro lavoretto che porteremo a termine domani pomeriggio. Devo dire che a me il lavoro è piaciuto molto, loro moltissimo, non li avevo mai visto così. Mai viste così concentrati, devo essere sincera. Sono rimasti sbigottiti loro stessi per il risultato che hanno ottenuto. Non so se se riuscite a vederlo bene. Comunque sì, penso che faranno bella mostra anche in una libreria, su una mensoletta. Comunque è un oggettino natalizio davvero, davvero particolare. Spero che vi sia piaciuto anche a voi, come è piaciuto a loro. E al prossimo tutorial. Bye bye, buon Natale!